Allora, cominciamo questo video con un po' di borsette che sinceramente non c'erano messe. Comunque, bentornati sul canale, buon 2020 a tutti e parliamo ovviamente di matrimoni. Sì, è stata una giornata bellissima, è stata una giornata indimenticabile. Per chi mi segue su Instagram avrà già visto qualcosa, vi lascio il mio nome qui per andarmi a cercare su Instagram ed essere, diciamo, sempre aggiornati. Bene, allora voglio iniziare dall'inizio di quella giornata. Allora, di notte ho dormito malissimo, mi svegliavo sempre, era un dormiveglia, ecco, non era proprio una... era un dormiveglia. Sentivo i battiti leggermente accelerati, ho cercato di dormire, mi sono proprio imposta. Alle 7 meno un quarto mi sono alzata, mi sono lavata e mi sono vestita, insomma ho messo una sottoveste così molto easy e poi una bella vestaglia in ciniglia sul grigio perla per, insomma, per stare più comoda, ecco. Ho cominciato a preparare il tavolo, adesso man mano che parlerò vi scorreranno delle immagini, e ho messo su succhi di frutta, Fanta, nell'attesa che il panificio mi portasse poi, insomma, sfogline, ciambelline, anche la parte più salata ovviamente. Nel frattempo ho cominciato a sistemare qualcosa in casa, a fare i letti, insomma a sistemare proprio gli ultimi dettagli. Alle 9 è arrivata lei, la mia amica Valentina, a truccarmi. E allora lì ho detto: cazzo, mi sto sposando. È stato proprio il momento in cui mi sono proprio resa conto di tutto. Grazie a Valentina mi sono proprio resa conto di tutto. Bene, nel frattempo che con Valentina, insomma, si chiacchierava, insomma una fase, diciamo, molto tranquilla. Poi si sono svegliati i miei figli, poi è arrivata mia mamma, comunque veramente la mattinata è passata molto 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 veloce. Alle 10 è arrivato il fioraio, hanno cominciato a sistemare un po' tutto, dalla scala a salirmi le composizioni in casa, poi il fioraio ha suonato altre due volte, non era il postino, fioraio, ma altri fiorai di altre persone che mi hanno fatto dei deliziosi regali di matrimonio, veramente sono quei regali veramente inaspettati. Niente, cominciato a, diciamo che l'adrenalina è salita di più durante la fase del trucco, poi è arrivato il parrucchiere, ecco, l'avevo dimenticato, però nella fase del trucco ero molto più agitata, poi piano piano ho cominciato a ritornare, diciamo, normale. Ragazzi, a mezzogiorno mi sono vestita, mi ha aiutato mia mamma, mi ha aiutato Valentina, perché all'una meno un quarto preciso è arrivato il fotografo, anzi forse qualcosina prima è arrivato il fotografo, abbiamo cominciato a fare le foto, niente, io ero molto molto tranquilla, tutto sotto controllo, molto lucida, e devo dire che questo fa tanto. Quindi per chi si deve sposare veramente consiglio di avere un autocontrollo incredibile, perché ogni minima cosa veramente ti potrebbe sfuggire. L'unica cosa che mi è sfuggita, a cui non ho realmente pensato, sono state le extension. Avevo delle ciocche di capelli di extension che non avevo preparato, e quindi nel momento in cui il parrucchiere mi ha detto le extension dove sono, cioè completamente completamente dimenticate. Poi per tutto il resto sono stata impeccabile. Niente, più di un'ora e mezzo a fare fotografie con mia madre, con mio fratello, con i miei figli, in tutte le posizioni, angoli di casa inimmaginabili, dall'angolo del letto, insomma, poi magari ve ne farò vedere qualcuna quando saranno pronte. Ebbene, alle 2:30 eravamo tutti pronti per
andare, anzi alle 2, scusate, per andare a Palazzo Butera. E tutto a posto, ho fatto, diciamo che c'è stato un poco di show fuori nel mio condominio, perché giustamente tutti hanno visto la macchina della sposa e quindi non vedevano l'ora di vedermi. Infatti ho avuto la mia vicina del quinto piano che mi ha fatto un sacco di fotografie, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mi sono messa in macchina, è stato lì, anzi, sempre ancora molto tranquillo, molto tranquilla. Addirittura ho ritoccato nuovamente il trucco, così mi guardavo il cellulare, tutto molto tranquillo. Arrivati a Bagheria, l'autista non trovava Palazzo Butera. Abbiamo girato almeno 2 volte, fino a quando io, aspettate un attimo, Google Maps ci ha aiutato a trovare Palazzo Butera. Lì ho cominciato a vedere le macchine di alcuni colleghi e ho detto, oh mamma, allora il cuore andava a 3000. Comunque alle 3:30, perché ancora si è perso del tempo, quindi io già alle 3 ero lì, ma sono entrata che erano le 3:30, molto molto tardi. Adrenalina, incredibile, ma tutto sempre sotto controllo, perché grazie al fotografo comunque lui ti aiuta tanto ad affrontare quello che devi fare, quindi avere veramente un fotografo bravo, professionale, simpatico, positivo, mi ha aiutato veramente tantissimo. Vi lascio alla mia entrata di Palazzo Butera, così smetto di parlare. Bene, grande commozione, tutti hanno pianto in quella stanza bellissima di quel palazzo meraviglioso, c'è stata tanta emozione, gli interventi dei testimoni, le parole di tutti, le lettere che ci hanno dedicato, i pensieri, è stata veramente una grandissima emozione e commozione per tutti. Bello, bello. Quella è stata veramente la parte molto molto bella ed emozionante che ricorderò e che ricorderanno tutti, perché chiunque mi ha detto non abbiamo smesso di piangere un attimo. E anche lui, mio marito, non ha smesso. Io ho pianto in alcune fasi, ma ho cercato di stare sempre lucida, mentre lui proprio è crollato dall'inizio alla fine della cerimonia. Niente, poi il riso, come potete vedere in queste immagini, lancio del riso, bellissimo, sono stati tutti molto bravi, non ci hanno tempestato di riso e anche di petali. E poi lì ci siamo fatti il nostro primo selfie, bellissimo, emozionati, felici, felici, felici. E poi abbiamo fatto una serie di fotografie in questa villa a Bagheria, però in un'altra villa ancora a Bagheria, perché chi lo sa, Bagheria è la cittadina, città delle ville. E niente, una villa bellissima, questa villa si chiama Villa Rosa, e addobbata con le luci di Natale lo era ancora di più.
abbiamo fatto tantissime foto e lì ho patito il freddo. Per fortuna questa stola di cigno che avevo, di piume di cigno, veramente mi ha realmente riscaldato, ma le foto fuori sono state una vera e propria tortura, soprattutto, ma non perché c'era freddo, ma perché era il vento quello che dava più fastidio. Comunque, alle 7 avevamo finito tutto, alle 7 e mezza ci rechiamo a Casalamato, qui dove abbiamo festeggiato il nostro matrimonio, e le condizioni meteorologiche andavano semplicemente a peggiorare. Questo vento è stato realmente... Questo vento è stato realmente, realmente molto, molto fastidioso. Allora, vedo che ho solo 3 minuti, quindi devo veramente velocizzare. E niente, abbiamo fatto la nostra prima entrata con la musica dei Coldplay, de Viva la Vida. È stata una musica scelta proprio da noi, e niente, abbiamo fatto il nostro primo ballo, poi ci sono stati altri balli, ballo con i genitori, ballo con mio fratello, lui con sua sorella, insomma, poi niente, festeggiare in continuazione, mille foto, mille brindisi, ogni scusa è buona per fare un brindisi, e poi ma quanto abbiamo ballato. Ci siamo proprio veramente divertiti. Bello, veramente. Poi ho fatto il finto lancio del bouquet, perché è stato un finto lancio, perché volevo darlo a una persona speciale, a mia cognata, e quindi non mi andava di... Dico, con tutto il rispetto per tutte le mie amiche single che non sono sposate, però ci tenevo veramente che andasse a una persona speciale. Poi il mio bouquet era bellissimo, vi metto qua una foto, bouquet bellissimo, ho cercato ispirazioni su Pinterest, quindi ho cercato di mischiare sempre i colori del matrimonio e qualcosa di natalizio, senza esagerare comunque, l'importante era non esagerare. L'atmosfera era bellissima, come avete potuto vedere nelle foto, le lucine di Natale le abbiamo aggiunte noi, le abbiamo volute noi, l'atmosfera dei camini comunque è stata meravigliosa, perché volevamo proprio questo, un'atmosfera calda e accogliente. Niente, siamo arrivati a fine serata, che potevano essere almeno le due stanchissimi, sfiniti. Io poi ho indossato le mie sneakers, perché poi per quanto le mie scarpe fossero veramente comode, ma dalla mattina a mezzogiorno arrivare veramente alle 2 di notte è stato veramente, cioè, poi arrivato a un certo punto ho detto basta, e quindi mi sono buttata sulle scarpe comode. Poi ci tenevo a precisare che antecedentemente alla mia entrata sono entrate prime le mie 3 bimbe vestite in maniera deliziosa, le mie 3 bimbe meravigliose, figlie di amiche mie, vestiti di Zara, attenzione, non abbiamo speso chissà quale cifra, dove ognuna di loro teneva una lavagnetta con una scritta particolare. Mi sembra ci fosse scritto tenetevi per mano, siate il sostegno l'uno dell'altro, e poi per ultima la bimba con la lavagnetta a forma di cuore, siete pronti, arriva la sposa. È stata un'idea pure che ho trovato su Pinterest, non mi andava che le bimbe portassero i soliti fiori o le fedi, perché le fedi volevo che le portasse mio figlio il piccolo, e volevo che le bambine portassero un messaggio, qualcosa di bello veramente per tutti. Niente, poi a fine serata, dopo che abbiamo saldato tutto eccetera eccetera, siamo andati nell'appartamentino, in uno chalet di montagna che sta proprio di fronte Casalamato, dove noi abbiamo festeggiato il nostro matrimonio, quindi eravamo praticamente soli, indipendenti, lì abbiamo sostenuto una piccola intervista per fare una bella recensione alla proprietaria del casale,
ci tenevo ovviamente tantissimo, potete vedere questa recensione sulla mia pagina Facebook e nel mio IGTV, mi sembra, di Instagram, quindi potete andare a vedere le nostre facce sfinite proprio dopo il matrimonio. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, non ho voluto veramente stare lì a stressarvi di tutto quello che è realmente successo, però posso dire che è stata una giornata indimenticabile, una giornata bellissima, noi eravamo felicissimi perché tutto è andato bene tranne in serata questo vento fortissimo che non ci ha permesso di poter fare l'angolo castagne, perché volevamo fare tra la confettata e qualcos'altro, abbiamo scelto proprio di fare il signore che cucinava le castagne, il castagnaro, con i coppettini, il carrettino carino, quindi purtroppo questo non è stato possibile averlo fatto perché il maltempo, il vento forte non lo ha permesso, però le castagne sono state cucinate lo stesso, quindi purtroppo questa cosa non è andata a buon fine. Poi per tutto il resto è andato veramente tutto molto molto bene. Poi più là magari vi farò vedere altre cose, altri particolari. Se vi è piaciuto questo video, intanto mettete un like, fatemi piacere, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se vi interessano altri dettagli sul mio matrimonio, che siano le bomboniere, i confetti, cosa abbiamo fatto per segni a posto, fatemelo sapere se questa cosa vi interessa e ovviamente con un like mi fate capire se siete interessati. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo ai miei prossimi video, che saranno tantissimi, spero, in questo 2020.